Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Sampdoria-Inter finisce 0-0, una partita veramente anonima e con questo post-partita che arriva anche parecchio in ritardo rispetto a quando è finita la partita, sia perché non, diciamo, non c'è molto da dire e sia perché comunque è stato così scialbo come pareggio che veramente non c'era nemmeno tanta voglia da parte mia di farlo, però comunque è una partita che è da raccontare perché ci consente, diciamo, di non allungare sulle pretendenti e di consentire al Napoli di andare a più 15, quindi di allungare ancora di più la sua conquista a questo terzo titolo che, detto sinceramente, non vedo come possano perdere questo scudetto e soprattutto non vedo come, cioè, preferisco lo vincano loro rispetto a altre squadre, quindi sono contento comunque nel caso lo vincessero loro. E niente, un Inter che oggi ci ha provato, almeno ci ha provato, non è la solita partita da dire finita 0-0 perché non hai fatto nulla, come magari può essere. Può essere stata qualche partita Genoa-Inter dell'anno scorso, ecco. L'anno scorso Genoa-Inter è stata una partita sciapa, una partita che l'Inter non ha praticamente giocato e occasioni non ne ha avute. Questa partita le occasioni le ha avute e non sei stato capace di sfruttare quelle che avevi nitide, perché l'Inter è arrivata al tiro tante volte e tante volte è stata stoppata, tante volte ci è arrivata sporca. Tutte le volte che ci è arrivata dritta, pulita, sono finite tutte o in bocca a Otero o Di Marco, ad esempio, ha tirato sull'esterno della rete. Quindi ci siamo divorate le occasioni ed è stato questo il nostro rammarico perché alla fine la Sampdoria ha fatto la sua partita di contropiede, ci ha sempre raddoppiato sull'uomo che si incuneava nella metà campo avversaria e ha provato a ripartire appunto quando poteva e ha fatto queste due, tre occasioni anche loro. Non nitide, ma sporcate anche le loro, però sono arrivate al tiro, diciamo, le volte che sono arrivate al tiro addirittura forse più pericolose rispetto a quelle dell'Inter, però l'Inter ha creato tanto e tanto. E c'è il rammarico sì, perché comunque la Sampdoria è penultima in classifica, quindi dovevi vincere. Però Genova è un campo difficile, tutte quelle le big che ci hanno vinto difficilmente e altre ci hanno proprio pareggiato, quindi non è un campo facile dove giocare, però ovviamente è la penultima, quindi tu devi vincere. Per la prestazione dei singoli, Onana oggi non pervenuto, che poche volte è stato chiamato in causa, ha fatto il suo. E De Vrij, Acerbi e Skriniar non si sono comportati male, quando non c'è Bastoni si sente la sua assenza dal punto di vista offensivo, perché le volte che sale Acerbi, perché adesso mette Acerbi su quel lato lì, solitamente quando non mette Bastoni, mette sia De Vrij che Acerbi, che scala, diciamo, e fa il ruolo di bastone, quindi fa un po' l'incursore dal punto di vista della difesa, prova qualche cross, però non ha i piedi di bastoni e non ha quel senso, diciamo, che bastone c'ha da 3 anni, perché ricordiamo Acerbi quando giocava a Lazio era centrale difensivo dei tre, era il nostro De Vrij, ecco, di certo non era un incursore. Quello faceva, mi pare, Luis Felipe forse nella Lazio. De Vrij non si è comportato male e Skriniar sempre un po' nervoso in queste giornate lo vedo, quindi sicuramente anche per questa faccenda del Paris Saint-Germain, anzi sicuramente per questa faccenda del Paris Saint-Germain. Poi a centrocampo Darmian l'ho visto poco ma ha fatto sempre il suo lavoro, si è mangiato pure un gol nel primo tempo però fatto buona pressione anche sulla sinistra. Gosens e Di Marco sono stati disastrosi tutti e due, secondo me, uno peggio dell'altro, perché Gosens a fine primo tempo aveva sbagliato tante cose. Dicevo, vabbè, dai, mo fa entrare Di Marco, magari cambia qualcosa. Oggi Di Marco non era per niente in giornata, forse il peggiore in campo perché ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. L'unica cosa decente l'ha fatta al 94esimo rimettendo una palla in mezzo per Lautaro, però anche lì gliel'ha messa un pizzico dietro. E non è riuscito a concludere Lautaro perché era girato di spalle. Quindi non, diciamo oggi Di Marco male, molto male, il peggiore secondo me. E Ciala forse un pochino cercava troppo il gol per questa faccenda comunque del terremoto in Turchia che voleva comunque, si vedeva Ciala la maglia sotto pronta per poter esultare. Ma
non l'ha potuto fare, voleva risolvere lui questa partita, ecco, questo sicuro ci è andato anche vicino. Michi ha corso tanto, purtroppo non incidendo, come Barella alla fine, che ha fatto tanti gesti tecnici, tanti colpi di tacco, addirittura ha bisticciato con Lukaku. Però cioè non mi preoccupo di questo fatto perché anche con Conte se ne mandavano a dire tantissime, quindi è perfettamente normale, cioè non è normale, ma Barella è fatto così, ecco, ed è per questo che non è il capitano principalmente anche. E due in attacco, Lukaku mi è piaciuto tanto il primo tempo, ha fatto tante sponde, però le prime tre le ha azzeccate e poi le altre sempre o troppo avanti o troppo indietro addosso al difensore, quindi... Vabbè, giustamente i difensori del Bologna, sì, Bologna, Sampdoria hanno preso le misure dopo 3 volte che vai al tiro, dopo una sponda di Lukaku, cosa che è successa, dopo un po' prendi le misure e capisci un po' come marcarlo. Dovevamo sfruttare quei primi 10 minuti in cui abbiamo creato 3 palle gol nitide. E per ultimo, non per importanza, Lautaro, che comunque ha fatto la sua partita, si è mangiato qualche gol di troppo oggi. E probabilmente poteva, no, poteva fare di più e purtroppo non è riuscito a decidere anche questa, anche se ha avuto le occasioni per farlo. E niente, si pensa alla prossima, che è con l'Udinese, quindi per nulla scontata, che non è una squadra a inizio anno, diciamo, agguerrita, però è comunque una squadra ostica da affrontare, come sempre. Tutte quelle che l'hanno affrontata hanno sempre faticato, quindi non è facile. E coloro che sono entrati alla panchina non mi è piaciuto nessuno, appunto, ripeto, Di Marco non mi ha fatto impazzire per nulla, Di Brozzo un po' anonimo, però comunque ci ha avuto poco tempo, Dzeko uguale, molto non ha aiutato tanto nella manovra, e Carboni, vabbè, provato a fare quel che poteva, si è fatto vedere qualche volta. Comunque purtroppo sono 2 punti buttati, la stagione ormai va così, non riusciamo a trovare una continuità che ci faccia fare 3 o 4 vittorie di fila, però questo è purtroppo, e dobbiamo renderci conto degli errori che facciamo, semplicemente. Purtroppo la stagione, non dico è buttata dal punto di vista del campionato, stiamo correndo per provare a confermarci in Champions il prima possibile. E purtroppo questi 2 punti ci sarebbero serviti. Speriamo di non rimpiangerli a fine anno. Anche se, secondo me, a livello di rosa possiamo competere, cioè, se sbatti tutti quanti, puoi tranquillamente andare in Champions League. Già hai battuto il Milan, già hai battuto, no, l'Atalanta no, però già che hai battuto il Milan è un passo in avanti. Quindi vediamo cosa riusciamo a fare con le altre. Intanto pensiamo all'Udinese, che c'è sabato, e poi ci sarà la Champions, altra emozione, però un'altra competizione a livello di campionato. C'è ancora del lavoro da fare. Un saluto da Winterfest e ci vediamo alla prossima.